sulla pista off-road di Vairano non si può andare piano, non si può usare prudenza. Tranne quella di Ringo che per le norme anti-Covid si siede sul sedile posteriore con un bel divisorio di plexiglass. Eccolo con Lissia Nunez in questa nuova esperienza. Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo appuntamento di Drive Up. Nuova auto Jeep Compass Plug-in oggi è chiaramente nuova ospite, Lissia Nunez. Grande personalità, chissà però come sarà cava la guida di un fuoristrada. Boh, andiamo a vedere. Just to raise you up from the grave of your mistakes. Sick of all the slippery stuff. Are you Jekyll and Hyde this time? Where's my mind? I can't sleep in the dark. Eccoci qua! Ciao Lissia! Ciao Ringo, come stai? Benvenuta sul circuito di quattro ruote di Vairano. Allora, grazie. Modella, attrice, bellissima, donna di grande temperamento, ma come te la cavi la guida di un fuoristrada? Ma bene, ma non benissimo. Oggi guiderai questa bellissima Jeep Compass Plug-in, andremo su un percorso fuoristrada dove fare l'esame di teoria e l'esame di pratica. Ah, ok? Te la senti? Sei pronta? Certo. Naturalmente avrai un punteggio e un giudizio finale che non ti darò io, ma lo farà lui, Fabio Sciarra di quattro ruote. Ciao Fabio. Ciao, Fabio. Ciao, ciao. Pronti, piacere allora? Sì, non vedo l'ora di darti la mia pagella di guida. Va bene, ti senti pronta? Andiamo. So che quando hai fatto la patente all'esame di guida hai steso qualcuno. Chi te l'ha detto? Me l'ha detto qualcuno. Ma su quale allora, auto hai imparato a guidare, per esempio? Una Fiat Uno. Io un po' sbirciato sui giornali, ho letto di voi due, siete una bella coppia. Ciao Barbara, ho letto che volete avere dei figli. Sì, è vero. Sai che vi attaccheranno, vi romperanno le scatole, siete pronte a questo? Sì, ma amico mio, sono abituata. Sono abituata ai pregiudizi delle persone, hashtag e chi se ne frega. Ma se tu fossi in auto, che auto saresti? Sarei una Porsche 911 Carrera. Una sexy Porsche? Yeah. Yeah! Pronto, Lissia? Fabio, ciao! Che succede? È arrivato il momento del quiz di teoria sul codice della strada. Sei pronta? Vai, spara! Sulle strade extraurbane principali è consentito viaggiare fino ai 130 km orari. Vero o falso? Falso! Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli della polizia con il lampeggiante blu in funzione. Vero o falso? Vero. Le biciclette con pedalata assistita e motore elettrico fino a 0,25 kW sono definite ciclomotori. Vero o falso? L'aiuto da casa è previsto? Falso! Gli autoveicoli sono tutti quei veicoli con quattro ruote, compresi quelli senza motore. Vero o falso? Vero! Quando si viaggia in fila con altri veicoli, bisogna mantenere comunque la distanza di sicurezza. Vero o falso? Vero! Senti, allora, l'esame teoria l'abbiamo fatto. Ok. La pista di fuoristrada, insomma il percorso, l'hai visto? Sì. Mi sembra che adesso è venuto il momento di fare l'esame, appunto, di off-road. Te la senti? Sei certo. Pronta? Bene, una sorpresina per te. Di cosa si tratta? La tuta da pilota e il casco. Yeah. Ecco qua. Tutte tue. Indossale. Il mio camerino. Il camerino qua non esiste sul fuoristrada. Esiste la Jeep Compass Plug-in che è comodissima, ti puoi cambiare dentro. Ok, a tra va poco. Bene. Destra, certo, lì ci sono i cespugli, guarda giù. Guardo giù sinistra. Che non ci vedo una mazza. Frena, 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 frena.
Se vi dico Pilates...